L'idea iniziale è stata quella di collegare due istituti della città di Benevento che non hanno una diretta vocazione artistica, perché uno è un liceo linguistico, l'altro addirittura un istituto tecnico programmatori, quindi si pensa quanto mai lontani dall'arte. E invece poi è venuto fuori un prodotto multimediale da parte di tutte e due le scuole, con l'intento poi di allargare questa esperienza ancora ad altre scuole e della provincia di Benevento, e quindi pensiamo ad un prodotto ulteriore in collaborazione con l'Istituto d'Arte di Cerreto Sannita, che realizzerà dei gioielli guardando all'esempio appunto del gioielli di epoca longobarda. Proporrà all'Istituto Tecnico di realizzare un catalogo di questa produzione e chiederà al liceo linguistico di proporne una presentazione in lingua straniera, francese, inglese e spagnolo, perché queste sono le lingue studiate dalla classe che si è interessata del progetto. Per noi è importante, intanto dal punto di vista culturale, perché stiamo percorrendo questo viaggio, diciamo, verso la candidatura UNESCO con tante altre città del Regno Longobardo, e quindi ci contiamo molto su questo. Nell'ambito di questo grande progetto, l'unità fra le scuole e quindi lo scambio di esperienze, la costruzione di un progetto comune. E poi dal punto di vista turistico, perché ovviamente serve per far conoscere la nostra città e far conoscere ad altri ragazzi questi le bellezze del nostro territorio, e quindi far invitare poi anche altre persone. Quindi questo ci fa crescere dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista della conoscenza territoriale. Abbiamo visitato la scuola e quindi siamo rimasti impressionati veramente positivamente, e poi il professore Framini ci ha portato a visitare un po' tutte le bellezze di Spoleto. Certo, il tempo è quello che è, perché noi è solo oggi che stiamo qui, poi domani ripartiamo, però abbiamo avuto modo di ammirare le bellezze di Spoleto. Questa volta siamo venuti a Spoleto, speriamo di andare in altre capitali del Regno Longobardo e quindi di estendere le conoscenze di altri ragazzi, insomma.